La troupe Oscar. Voi la troupe Oscar. E ci dicesti innanzitutto chi sono questi spericolati uomini volanti, uomini e donne? Uomini e donne, vero? La troupe Oscar viene così chiamata in omaggio al maestro, il portone che si trova sulla sinistra, che il suo nome è Oscar. È una troupe composta di 8 persone, ci sono 2 donne e 4 agili. Totale 6 agili con 2 portori di fronte che sono quelli che afferrano dopo le varie evoluzioni. Ecco, ci sono anche i suoi figli? Sì, certo, tra questo gruppo c'è Stefano e Lara, giovanissimi, si cimentano da poco tempo al trapezio ma già promettono molto bene. Ecco Milica, in un originale passaggio. Naturalmente devono mantenersi magrissimi, snellissimi, non bisogna ingrassare. L'alimentazione è vero, parlano spesso quello che fa. Questa è Lara, fa un passaggio con la spaccata. Accidenti, da vertigini questa cosa. Vedi, lo fanno sorridendo, con molto spirito, questo è importante. Francisco, ecco Francisco. Cos'era? Doppio salto mortale. Bravo Francisco. Ecco, vedi, Stefano è un agile piuttosto originale perché ha un peso di 80 kg, un'altezza di 1,81 m. Difficilmente, po' tanto per essere... difficilmente si trova un agile di queste dimensioni. Ecco, un doppio salto mortale. Mamma mia. Ecco, doppia piroetta anche al ritorno. Bravissimo veramente, Stefano. Sembra un tuffatore, uno di questi che avevo ammirato alle Olimpiadi. Una mole, di solito i trapezisti hanno sono più leggeri. Un peso molto più leggero. Sì. Ed è felice quando riesce a fare l'esercizio. Questo è Sammy. Oh. Un doppio a corpo disteso. Sembrava che si fosse bloccato in aria per un attimo. Bravissimi. Bravi, bravissimi. Ecco, ora è la volta di Stefano, semplicemente in un esercizio direi assai difficile. È un esercizio che merita appunto una presentazione particolare. Però cosa mettono? Il gesso esegue nelle mani un doppio salto mortale, sì, ti spiego subito, un doppio salto mortale con gli occhi bendati e la testa in un sacco. Naturalmente in questo esercizio si affida al proprio intuito, ma direi soprattutto all'esperienza del portore. Sì. Lui deve solo stendere le mani e il portore lo deve afferrare. Si deve trovare nella posizione più perfetta per non creare uno strappo al momento dell'arrivo. Ciò che si mette nelle mani appunto è una magnesia per non scivolare. Per non scivolare, certo. Ecco, i momenti che precedono questo esercizio sono per Stefano quelli di maggior tensione. Certo, è molto tempo che prova questo esercizio bendato? Beh sì, direi che è già circa un anno e mezzo. Vedi, anche cadere in rete è molto importante saperlo fare. Ma certo, uno si può spiccare l'osso del collo proprio. È costato la vita in una caduta in rete. Aia. Perché con gli occhi bendati, la testa in un sacco, non vede il punto dove lui arriva.
Ma poi con la testa con gli occhi bendati uno non ha più il senso, cioè di dov'è il davanti, il dietro, sopra e sotto. Esatto, non perciò ha più... è solamente proprio l'intuito che si lancia in questo doppio salto mortale, affidandoci proprio all'esperienza del portone. Quindi lo stanno aiutando appunto per metterlo nella posizione migliore, certo, per la partenza. Quindi lui va istinto, a memoria di questo. Esatto. Ora prima ha iniziato l'esercizio quando ha imparato, prima senza occhi, certo, bendati, ovviamente. Poi pian piano. Poi piano piano poi ha messo. È andato alla venda, eccetera. Mamma mia. Eccolo. Ecco, questo è l'esercizio poi che emoziona particolarmente Moira. È sempre tesa, lei assiste, va a fare il pubblico, si siede ed è sempre emozionata quando fa questo esercizio. Ecco, come hai sentito, ha dato il comando il portore perché lui non vede quando deve partire. Eccolo, bravo! Bravo, l'ha raggiunto. Ed ora vediamo se tenta il ritorno. Sì, la doppia, bravissimo Stefano, bravissimo. Bravo. Mamma mia, emozionante veramente. Bravo! Ecco, devo presentare il primo portone sceso, è Daniel. Sta scendendo Oscar. Ecco Oscar. Che è il maestro del gruppo. È lui che li allena? Sì, è lui che li allena. E questo è Riccardo. È giovanissimo, ma sta promettendo molto bene. Quanti anni ha Riccardo? È giovane, ha 21 anni. Ah. Fino a che età si può arrivare a fare, può continuare a fare l'uomo volante? Dei trapezisti come agili, ecco Milica che se li arrete, ci sono stati dei agili che sono arrivati anche a 40-44 anni, però è importante però mantenersi integri fisici e non avere nessun danno. Ecco Lara. Francisco, anche questo è un agile che promette molto bene, ha la statura ideale per un trapezista. In prova sta facendo delle cose eccezionali. Allora lo aspetteremo ai prossimi appuntamenti. Ecco Sammy in un doppio salto mortale a corpo disteso. Conclude Stefano. Ed ecco Stefano.